commenta il fatto del giorno Walter Barberis, storico. Berlino, la capitale di tutte le storie del Novecento europeo. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la geopolitica cambia completamente. Le potenze vincitrici contro il nazismo si dividono. L'Unione Sovietica rappresenta un campo ed occupa la Germania per buona parte, Berlino. Le potenze occidentali, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, occupano un altro pezzo di Germania e un altro pezzo di Berlino. La inimicizia fra il campo statunitense occidentale e quello sovietico si fa molto aspra. Inizia quella che viene definita la Guerra Fredda. Berlino, capitale simbolica di tutte le storie del Novecento, ne fa le spese. I sovietici bloccano gli afflussi di viveri, di medicinali, di macchinari nella città isolata nel territorio della Germania orientale. Gli Stati Uniti organizzano un enorme ponte aereo per salvare Berlino occidentale. Circa 1.400 voli al giorno porteranno per oltre un anno medicinali, viveri, macchinari, giocattoli, porteranno via bambini, malati, sosterranno Berlino, che diventa il simbolo della libertà occidentale, infissa nel territorio sovietico. Il preludio di qualcosa che succederà anni dopo. Nel 1961, sempre a Berlino, i sovietici, i tedeschi orientali costruiranno il muro. Sempre Berlino diventerà la capitale della distensione quando nel 1989 finalmente il muro cadrà.